Ve lo avevo promesso, al raggiungimento di uno dei due obiettivi, obiettivo 200 nuovi iscritti da quando ho pubblicato ovviamente il primo episodio, oppure obiettivo 2500 mi piace, immediatamente sarebbe arrivato il secondo episodio di questa carriera allenatore su EA Sports FC 24, FIFA 24. Sono stato di parola, ma rilancio nuovamente nell'esatto momento in cui arriveranno o 200 nuovi iscritti a partire da questo momento o 2500 mi piace su questo video, immediatamente avete assicurato un nuovo episodio. Potenzialmente possiamo avere tanti episodi giornalieri, dipenderà tutto da voi. Lasciare mi piace non costa niente, se vi iscrivete e attivate la campanella restate sempre aggiornati su ogni contenuto che pubblico perché vi arriverà sempre la notifica. Approfittatene perché su questo canale YouTube il 40% di voi visualizza sempre i video ma non è iscritto. Verificate, se siete iscritti fatelo, così raggiungiamo l'obiettivo e vi butto fuori immediatamente un nuovo episodio. Non ho altro da aggiungere, due canali di calcio e un canale extra calcio, anzi, tutto in descrizione, i canali compariranno come sempre qui. Allora, ho chiesto informazioni, mi avete dato anche qualche suggerimento, ho smucinato un pochino offline, ho inserito qualche obiettivo, qualche calciatore che potenzialmente potrebbe fare al caso mio. Ma prima, Franco sarà in Olanda per 3 mesi, ho mandato a cercare qualche talento in Olanda, non sia mai che mi tirano fuori qualche calciatore interessante. Allora, per quanto riguarda il programma allenamento, mi avete suggerito tantissime cose, ragazzi. Chi mi ha detto fa una cosa, chi mi ha detto fanne un'altra. Io, quando non riesco a carpire, no, un'idea chiara, perché ovviamente ognuno ha il suo parere, per il momento ho deciso di restare su equilibrato. Ovviamente si può andare su qualcosa, no, che può far recuperare energie oppure puntare tutto sulle prestazioni del calciatore. Ditemi se sto facendo bene. Non so se avete notato, e qui ho seguito uno dei vostri tanti consigli, Dybala, Spinazzola, Renato Sanchez avevano il punto esclamativo, li ho inseriti, diciamo, in un ruolo più consono a loro per farli rendere al massimo. Detto questo, io per il momento lascio su equilibrato, fatemi sapere voi se sto facendo qualcosa di giusto o qualcosa di sbagliato. Per quanto riguarda la strategia squadra, allora no, non era qui, no, era qui invece, scusatemi, ci vado a ricliccare perché ho assunto praticamente, lo potete notare, altri preparatori. Dovrei inserirne in realtà, da quello che mi avete detto, riempire tutti gli slot, però vedo ragazzi che ci sono veramente poche. Beh, abilità centrocampista e aspetta, no, abilità centrocampista se può fa. Prima mi sembra che non m'erano comparsi, adesso invece magicamente sono comparsi. Io lo butto lì e sta a posto così. E ne abbiamo messi. Che cazzo è successo? Scusa, eh. Ah no, possono essere molti di più. Ma avete detto minimo 3 per. Ma allora no, ma possono essere addirittura 4. Boh, ditemi voi, regà, perché poi ribadisco, in tanti chi mi suggerisce una cosa, chi me ne suggerisce un'altra, un minimo sto andando anche nel pallone. Diciamo che mi fermo così, due preparatori per ruolo, tranne il centrocampo dove attualmente addirittura ne ho schiaffati tre. Detto questo, altra cosa che, aspetta, mi sta sfuggendo, che voglio farvi vedere, vabbè, innanzitutto la gestione della squadra, come ho cambiato qualcosina. Spinazzola l'ho messo asa, Dybala me l'avete suggerito a T e infatti è diventato un più 2, Cristante giustamente me l'avete suggerito CDC, Sanchez l'ho spostato, mezzala adesso mi fa più 1. E ecco, adesso ovviamente dobbiamo cercare di comprendere, di capire come agire sul mercato, chi sbolognare, chi tenere e chi rimpiazzare. Quindi questo sarà un episodio ampiamente, interamente dedicato al calciomercato. Vado su Abrosa perché alcune decisioni onestamente le ho prese. La prima decisione che ho preso è la seguente. Io vorrei mettere in vendita. Dove sta? In realtà. Fino all'ultimo, ancora ci sto pensando se mettere in vendita direttamente Rui Patricio o seppure non è il caso di depotenziarmi così tanto. L'obiettivo è prendere un portiere forte, però non so attualmente che overall ha. Quindi facciamo una cosa, per il momento diciamo che sui portieri mando avanti, poi vediamo quando arriverà il resoconto del calciatore effettivamente quanto overall ha questo obiettivo e poi deciderò che cosa fare.
chi possiamo mettere in vendita? Vediamo un po'. Per il momento, ragazzi miei, continua, regna sovrana l'indecisione, perché poi fino a poco fa pensavo di così, è il caso di mettere in vendita lui, vorrei mettere in vendita Abraham, però non vorrei privarmene fino a che Lukaku ovviamente non è mio a titolo definitivo, anzi potrei ipoteticamente inserirlo come contropartita da dare al Chelsea per la prossima stagione. Quindi mi avete detto e suggerito di non utilizzare Abraham, nonostante qui non è infortunato, per rendere la cosa più realistica possibile. Onestamente è una cosa che si può anche fare, e qualcuno lo voglio mettere in vendita, dai. Quindi io direi, visto che ci abbiamo troppi calcio, Christensen è appena arrivato, però raga, mi sembra veramente assurdo andarlo a facciamo così, allora no, guarda, riordiniamo le idee, facciamo una cosa semplicissima, andiamo ad avanzare, facciamo avanzare questa settimanella di calendario o giù di lì, e vediamo che cosa succede. Oh, manca a farla apposta, il Galatasaray si è interessata ad acquistare Rui Patricio per 2 milioni 900 mila euro e la squadra Spurs è interessata ad acquistare Gianluca Mancini. Allora, io direi, ho saputo che Giorgio Scalvini è stato contattato, mi sono dimenticato di farvi vedere, ho aggiunto Scalvini perché era un calciatore che mi interesserebbe acquistare, un difensore centrale in più secondo me può fare veramente al caso mio. Quindi andiamo per gradi, andiamo all'app mercato, qui ovviamente ci fa vedere le offerte in arrivo, i giocatori come si mettono sul mercato, come se scambiano i giocatori. Rui Patricio, io vorrei capire effettivamente qual è il valore di questo calciatore, dove oh, c'è un attimo di vuoto, come se valore 2,9 mi hanno offerto, vale 2,9 mi hanno offerto 2,9, ma così poco vale Rui Patricio? Effettivamente sì, io vorrei provare a trattare, voglio provare a trattare, quindi la cessione di Rui Patricio potrebbe essere nell'aria, ribadisco, c'ho già, ecco, vedi, è bollitigno, eccoci qua finalmente, aspettavo con ansia, 2,9 per Rui Patricio, io voglio rinegoziare l'offerta cartellino, voglio provare a portarla almeno a 3 milioni e facciamo 3 milioni e 5, 3 milioni 2,50, vediamo che cosa succede. Vediamo che cosa ci dicono, possiamo accettare un prezzo, ok, sapevo non sarebbe stata, possiamo mettere la nostra offerta fino a 2,9, mi sta a per culo, ma era l'offerta che mi hanno fatto prima. Senti, te posso dire una cosa, è quello che vale, valore del mercato, ma io sbologniamo Rui Patricio, ragazzi miei, mi fa piacere che abbiamo trattato veramente con una situazione di quelle incredibili. Mandiamo a casa Rui Patricio e su Gianluca Mancini, ve lo dico onestamente, io rifiuto categoricamente attualmente l'offerta. Dopo aver fatto questo, quindi vedi, era 2,9, ci hanno offerto 2,9, veramente mi sono sentito, a nome di tutta la squadra le do il benvenuto a una formazione di Roma FC. Sì, effettivamente non è Mourinho, è Bollitigno, entusiasta per il futuro, piacere mio, sono felice di lavorare con te Lorenzo, salutami il resto della squadra, come se non la vedessi, capito? Va benissimo, ok, giustamente Pellegrini da capitano, da buon capitano, ha deciso di salutarmi, di darmi il benvenuto, e io ovviamente ricambio la situazione. Vi faccio vedere il mio hub mercato, quindi i calciatori che sono andato ad inserire. Non sono arrivate delle risposte perché non è che arrivano un 448, ma ovviamente ragazzi miei, una delle mie idee cardine, lo avete anche indovinato nei commenti sotto il primo episodio, anzi recuperatelo se non lo avete visto, il mio obiettivo numero uno onestamente è proprio Carnesecchi. Poi ho inserito qualcosina che mi ha suggerito in realtà l'osservatore, Vega da svincolato, non so quanto può essere forte in termini di overall, comunque è un attaccante tutto fare, vediamo così, giusto per, è svincolato, l'ho inserito e questi sono i miei forti interessi, Singo, Holm, Doig, Scalvini come vi dicevo prima, e ovviamente ragazzi miei, per chi segue la Serie A, per chi sta seguendo la Fiorentina, un calciatore che sta sicuramente facendo parlare di sé. Vogliamo fare una cosa, visto che per il momento
ancora non ho visto situazioni particolari, avanziamo ulteriormente e vediamo che cosa succede. Il resoconto finale, ecco, più di un resoconto è arrivato ed è quello che aspettavo, quindi vediamo un po', totale 79, non mi sembra malaccio onestamente come calciatore, però insomma, vabbè, Singo 76, 16 milioni di euro, 16 milioni di euro, possiamo cominciare a ragionare in ottica, cediamo almeno uno dei nostri attualmente in rosa per far spazio ipoteticamente ad un acquisto che potrei permettermi di fare. Altro resoconto, vediamo, su Holm, che è 72, vale 5 milioni di euro a 23 anni, quindi ok. Singo abbiamo detto, già mi sono scordato, lo voglio riosservare, è 76. Poi andiamo ancora avanti e per Doig invece abbiamo un 75, ovviamente questo sarebbe un ASA, 11 milioni di euro, quindi non poca roba onestamente parlando. Scalvini è un 75, 11 milioni e 500 mila euro, calciatore che mi interessa in particolar modo, ribadisco, un po' di budget ce l'ho per andare a potenziare e a rinforzare la rosa. Questo purtroppo, ahimè ragazzi, ad oggi è 64, per quanto può crescere, ma non mi posso permettere di buttarlo subito e immediatamente nella mischia da titolare, però mi sto facendo più di qualche idea. Quindi alla luce di tutto questo io direi di fare un paio di cose fondamentali. Andiamo su Abrosa. L'idea di cedere e di mettere sul mercato, dove sta Karsdorp? Eccolo qua, Karsdorp inizia a prendere piede, quindi aggiungi a lista trasferimenti, vediamo, dovesse arrivare qualche offerta importante, ma non mi fermo qui, perché io onestamente parlando, ragazzi miei, ho l'idea, se lo trovo, di andare a sbolognare anche Celik, chiamatelo come le pare. Quindi l'idea è quella innanzitutto di metterlo nella lista dei trasferimenti e di vedere se qualcuno può effettivamente essere interessato. Con la situazione Rui Patricio che si è andata a risolvere, quindi Rui Patricio lo sbologno per un paio di milioni di euro, è fondamentale adesso intervenire per andare a prendere un portiere. Quindi, scusatemi, sono un po' arrugginito, vado su Hub Mercato e mi vado a puntare su Carnesecchi. Carnesecchi però ancora non mi ha tirato fuori quella che è il suo resoconto, quindi di conseguenza io mando ancora avanti, avanziamo leggermente, tanto siamo appena all'inizio, quindi c'è ancora tutto il tempo per... ecco la guarda, mamma mia, che faccia la gobba, che ha fatto? È un po' dispiaciuto, vabbè, non potrà più spaperare, io stanno a cacciaccarci nel sedere praticamente, detto in poche parole. Mi senti bello, mi dispiace, tutto a posto, vado, vai vai e non tornare mai più. Via, eccolo là, perfetto. Finalmente lo sono vado da cazzo. Vabbè, l'ho detto io, ma è quello che stanno ovviamente dicendo loro. E detto questo, che ci sta a fare? Ah, Diawara l'hanno messo a far cosa? A reception, giusto? La sua esatta collocazione. Detto questo, ragazzi miei, adesso che valutazione A, ecco. Mazza, che cazzo è? Okay, ottimo affare, te credo. Vabbè, l'ho ceduto praticamente al... buona profondità della rosa, sì, ma Svilar non li voglio, ma no, ma assolutamente no, non saranno loro i titolari, su questo possiamo dimenticarcelo. E che cosa è successo alla strategia squadra? Ovviamente va a cambiare in ottica, no, Svilarino. Allora, e questo è stato fatto. Il resoconto, vediamo perché c'è posta in arrivo. Volevo congratularmi, ok, in qualità del tuo agente cercherò di conciliare i tuoi impegni societari con l'opportunità di allenare una nazionale. Rui Patricio, lo siamo levato dal cazzo, ha messo a disposizione altri 2 milioni per il mercato. Rangers, prestito con diritto di riscatto. Hub Mercato, Svilar, assolutamente no. Quindi prestito con diritto di riscatto, no. Volendo si potrebbe fare una cessione a titolo definitivo, però no, per il ve posso dire, se no vado veramente a stravolgere troppo. La lascio un attimo in stand by. Per Kumbulla però sono interessati, sapete che vi dico ragazzi miei, sono interessati l'Al-Shabaab a Kumbulla,
un'offerta equa è compresa tra 5 e 6 e 10 e 3. Io vado a trattare, ragazzi miei, perché onestamente, però all'Al-Shabaab glielo faccio pagare fior fior dei soldi, io me lo voglio levare dalle Bulls. Quindi, caro Al-Shabaab, rinegozia offerta cartellino, io provo a sparare 12 milioni e 500 mila euro. Vediamo che cosa dicono. Avanziamo l'offerta perché... Vediamo, Ok, lo siamo levato. Benissimo, quindi adesso dobbiamo intervenire anche comprare un nuovo difensore centrale. Per quanto riguarda Svilar, io direi che possiamo provare a trattare, ma per una cessione a titolo definitivo. Così... offri prestito senza diritto di riscatto? Assolutamente no. Oppure accetta? Aspetta. No, mi sono sbagliato. Mi dispiace, non possiamo accettare questa proposta. Siamo disposti a prendere in prezzo Svilar solo inserendo un accordo, una clausola per il diritto di riscatto. Direi di chiuderla qui. Addio. Va bene così, è andata bene. Perché mi sono sbagliato, ragazzi miei. Stavo a fare un macello di quelli. Di quelli Clamor Roses. Quindi, alla luce anche di quest'altra situazione, Kumbulla va benissimo così. Chat giocatore, qualcuno si è incazzato. Davvero vuole cedermi? Sono caduto dalle nuvole quando l'ho saputo. Mi trovo molto bene. A momenti si mette le mani addosso. Ah no, perché io sono bollitigno. Se dipendesse da me, non andrei da nessuna parte. Ci servono soldi. Io lo prendo per il. Posso garantirti il posto in squadra. Ci servono soldi, niente personale, ma ci sono. Ah, vedi, l'ho fatto fesso. Ok, va benissimo così. Quindi non può dire assolutamente nulla. Non è una questione tecnica, è una questione. Servono soldi, ma non è assolutamente vero. A voi lo posso dire, tanto lui non lo scoprirà mai. Proviamo ad avanzare nuovamente. Però, ragazzi, qua serve urgente il resoconto. Oh, questo mi serviva. Stavo aspettando il resoconto su carne secchi. È 33 milioni e mezzo. 33 milioni e mezzo. E quanto c'ho io del budget? Però se può fare una cosa. No, che rimuovi dai preferiti? Ma che c'ha? Aspetta. No, come si fa? C'ha la miseria. Aspetta, state per buono. Mo famo tutto quanto. Allora, dobbiamo far abbassare le pretese con un prestito. Dico, no. Fa macello. Trasferimenti. Allora, oh, ci sto a pià. Benissimo. Ab mercato. Andiamo su carne secchi, andiamo a contattare per acquistare e proviamo ad inserire, ragazzi miei, una contropartita tecnica, quindi uno scambio di giocatori, portieri, centrocampisti, ali, attaccanti, io direi, vabbè, portieri, proviamo ad inserire proprio Svilar, volendo pure Boer se potrebbe inserire, vabbè, proviamo ad inserire Svilar, quindi 2 milioni e 4. E offerta per il cartellino, facciamo quanto valeva, non dice più il valore di mercato, ragazzi miei, se non mi sbaglio è una trentina di milioni di euro. Io provo ad offrire offerta per il cartellino, modifica, facciamo 28, vediamo che succede, applichiamo e andiamo ovviamente ad avanzare questa offerta, 28 milioni più Svilar, vediamo un po'. Sì, siamo d'accordo a scambiare carne secchi con Svilar. Siamo disposti a cederlo solo con 49 milioni. 40. Ma io non posso spendere. Guarda, ho 26 milioni di budget. Mo che guardo bene. Manco stavo a guardare. Controfferta. Io non posso. Non posso arrivare a tanto. Rinegozio offerta cartellino. Vediamo un attimo. Perché qua si mette veramente. Ma 49 proprio no. Cioè, non ce l'ho. Quindi. Io arrivo massimo a 25, ma 25 significa che non posso comprare più nessuno praticamente. Avanziamo offerta. E budget diventa 51 milioni. Ma che sta succedendo? O sono diventati 51 milioni? 25, no, aspetta allora. Aspetta. Facciamo modifica, facciamo 35. Applichiamo. Avanziamo, cioè 35. Io penso che siano più che sufficienti. Avanziamo offerta. È la nostra ultima offerta. Abbiamo già fatto il prezzo per carne secchi. No, 49 milioni di euro, ragazzi miei. A me mi sembrano veramente troppi, onestamente. Proviamo a fare una controfferta. Alziamo leggermente. Arriviamo a... Ecco, va bene. L'ho preso.
Cioè, ragazzi miei, ho fatto una follia. Ma non volevo prenderlo, volevo rinegoziare e mi è scappato il dito. Quindi, carne secchi, ragazzi, sì, per carità, ho rinforzato tantissimo il reparto, ma probabilmente vado a togliere tanto a quelle che sono le mie disponibilità. Guardando attualmente la situazione, fatemi un attimo fare mente locale, perché devo capire economicamente come sono messo e quante possibilità economiche ho di poter effettuare, dove sta il budget per il mercato? Mamma mia, ragazzi miei, comunque, cioè, con tutti questi videogiochi, eccolo qua, budget attuale 75 milioni. Facciamo così, allora, innanzitutto avanziamo, così abbiamo chiara più la situazione. Lazio si è interessata a Karsdorp per 16, la Lazio? A Karsdorp per 16 milioni di euro. Andiamo al Lab Mercato perché vale 14. Io alla Lazio glielo appioppo, arrivati a sto punto, ma vado a trattare e gliene chiedo almeno 20. No, almeno non c'ho più Mkhitaryan e Annato. Siamo disposti a offrire, rinegozio offerta cartellino. Allora, se mi dai 20, a 20 io te lo do. Applica, avanti, avanza offerta. 20 milioni di euro, quella cifra è troppo alta, non potremo incontrarci a 16. Controofferta, rinegozio offerta cartellino, no, a 16 no, facciamo 18 e ti sto anche venendo incontro, avanziamo offerta, meno di 18, ok, 18 milioni ragazzi, Karsdorp alla Lazio, non aggiungo altro. Quindi questa è un'altra variabile. La buona notizia è che tecnicamente, anche non dovessi intervenire sul mercato, numericamente comunque ce n'ho già altri due, no? Quindi potrei anche non comprare ulteriormente. Sì, alla fine quindi l'errore di prendere carne secchi, diciamo dai, si sta rivelando anche abbastanza. I termini del mio trasferimento, sono entusiasta di cambiare casacca e... bolliti, ci tengo però a precisare, carne secchi, va benissimo, sì, carne secchi ovviamente lo dobbiamo andare a negoziare, stipendio, io direi di andare a trattare per convincerlo ovviamente dal punto di vista contrattuale. Vediamo che cosa chiede, ruolo assistito, importante ovviamente, vieni per giocare titolare, assolutamente sì, fate caso all'aereo, facciamo 5 anni di contratto e va benissimo, procediamo, proponi clausola rescissoria, la ignoro, ok, è tempo di parlare di stipendio, prendeva 32 e io 32 gli offro, quindi 32, senza bonus di ingaggio, applichiamo, andiamo avanti, avanziamo offerta. Non siamo disposti a pagare un bonus ingaggio, soddisfatto dello stipendio, vogliamo che io incassino un bonus d'ingaggio di 115.000 euro. Facciamo una controfferta, bonus ingaggio non di 115.000 euro, ma di facciamo 35.000 euro. Applichiamo, andiamo avanti e secondo me è un'offerta che lo andrà a soddisfare. Ok, perfetto, quindi carne secchi è ufficialmente il nuovo portiere della Roma. Una spesa folle, folle, anche casuale sotto un certo punto di vista. Se vede con Dybala, è giovane, è de prospettiva, sicuramente rispetto a Rui Patricio. Ecco, sta svolgendo le visite mediche, con quel giacchettello. Smalling lo guarda abbastanza strano, mo dice, oh, ti è caduta una saponetta, mo che volemo fa? Il rito di iniziazione, no, sto scherzando, ovviamente. Stanno chiacchierando. Dybala sembra un palestrato di quelli exaggerated. Comunque, che è la maglia della Lazio? Che è sta roba? Perché è bianco celeste là? Ma che logo è? Qualcosa non mi torna. Ma va bene, faccio finta di non aver visto, ragazzi. Detto questo, mantengo per saltare, ovviamente. Scambiato 50 milioni. Cioè, questa è una follia, eh. Ragazzi, questa è una follia. Per quanto poi, ovviamente, il calciatore è importante, ma discreto acquisto di, quindi va bene, faccio finta di non aver visto. Per quanto riguarda, se mi pago la squadra, investimento fatto, sarebbe il caso di assegnargli un programma di allenamento rivolto alle prestazioni. Vai al programma di allenamento e che gli do io gli do equilibrato, sì, direi di lasciarlo equilibrato, o altrimenti
possiamo metterlo tutto sulle specifico prestazioni per lui. Dai, facciamo una cosa sicuramente per averlo subito a disposizione. Detto questo, strategia squadra, si va a modificare quella che è la strategia squadra con Carnesecchi 79 più 1. Non fate caso agli elicotteri che passano sopra a casa mia. E che cos'altro potrei fare? Perché in realtà di cose se ne possono fare veramente tantissime, no? Allora, prima della Brosa, Carnesecchi, Boer. Mi manca un altro portiere però, ragazzi, adesso che guardo attentamente. Quindi vorrei, mi suggeriste come operare sul mercato. Qualcuno mi ha detto, vai a cercare, dovrebbe esserci De Gea svincolato. De Gea svincolato, purtroppo, ahimè, non ci sta. Credo che due portieri siano però pochi. E credo mi serva un'alternativa valida, no? Poi, numericamente parlando, onestamente, possiamo anche esserci abbastanza, ribadisco, però ho fatto partire Kumbulla, ragazzi, e di conseguenza io devo andare ad agire in altre situazioni, in altri reparti. Cioè, abbiamo un budget di 25 milioni e credo che una cosa però che dobbiamo fare assolutamente è prendere un centrale. E probabilmente, ragazzi, la mia scelta... Si è comprato il Betis? Appena comprato il Betis... Battuta la porta. No, questa cosa mi rovina i PA. Contatta per acquistare, vediamo che succede. Ce lo fa provare ad acquistare. Allora, mantieni per saltare. Io direi di provare uno scambio giocatori e di andare ad inserire, che ne so io, che ci abbiamo, qualcosa che ci abbiamo di troppo. Ma in realtà, regà, no. Ma Kumbulla ancora moda. Ma Kumbulla ancora moda, ragazzi. Ma non l'ho venduto Kumbulla. Dai, facciamo offerta per il cartellino, 11 milioni e mezzo, io gli provo a offrire proprio quello. Facciamo 12, no, che cosa sto facendo? 11 e guarda, quello che vale, cioè manco senza staffa, dice poi puoi offrire meno, vabbè proviamo a offrire meno, modifica, facciamo che ne so, 10 milioni. 10 milioni e 100, applica, avanti, avanza offerta, vediamo che ci dicono. Stiamo solo perdendo tempo, non accettiamo offerta così bassa, evidente non ci siamo immagini per dunque. Ah, proprio così! Ma siete un po'... Sì che è appena passato ovviamente, quindi di conseguenza... Io direi per il momento allora di fermarmi qui, anche perché rischierei di far durare questo contenuto veramente troppo. Proviamo solo ad avanzare ulteriormente, tanto siamo al 15 luglio, quindi c'è ancora tempo a disposizione. Eccolo, nel frattempo mazza, comunque, cioè, a via crucis fanno i calciatori quando lasciano la S, non l'aveva ancora lasciata, e questo ovviamente è il Kumbulla della situazione che abbandona la S Roma. Però ribadisco, il calciomercato non finisce qui. Numericamente mi manca, però mi entrano 12.500.000 euro, quindi c'ho possibilità. F, vabbè, è A ovviamente, ragazzi, ecco, trascito, mi fa via un colpo ogni volta. È comunque, no, una buona, un'altra buona cessione, è D l'acquisto che ho fatto perché l'ho effettivamente strapagato, e su quello posso essere assolutamente d'accordo con voi. La rosa è incompleta, dobbiamo continuare con 37 milioni di euro a disposizione, qualche giorno, no? Ancora a sufficienza per poter fare qualcosa in più. Ha raggiunto il massimo della forma fisica, consiglierei un piano bilanciato, lo andiamo a bilanciare immediatamente, quindi specifico prestazioni, e lo riportiamo su equilibrato. Ok, Carnesecchi è nostro a tutti gli effetti, Kumbulla è stato venduto, ma ci chiedono anche Celik per 9.200.000 euro, e io vi dico che, visto che è arrivata questa proposta, visto che vale 8 e mezzo, io lo vado a trattare, e se riesco a strappare qualcosina in più io mando a casa pure Celik. Mantieni per saltare, rinegozia offerta cartellino, modifichiamo, proviamo 11 milioni e 200 mila euro e andiamo ad avanzare l'offerta, che magari ci cascano. 11 e 2 va benissimo, e Celik l'ho venduto al Bayer Leverkusen, quindi ulteriore vendita, ulteriore cessione che ho fatto, e adesso urge un minimo, no, cercare effettivamente di capire numericamente come siamo messi, perché Karsdorp se ne va alla Lazio,
Selic se ne va e devo per forza di cose, ragazzi, con Christensen che non ho toccato, andare a comprare, quindi un tassello lì sulla destra, consigliatemi voi. Io già avete visto gli obiettivi che ho messo, ma prima di effettuare, di affrontare un'offerta, voglio sentire il vostro parere qui sotto nei commenti. Mi manca anche sicuramente un altro centrale, perché se a meno che non cambio la difesa, ma se gioco con la difesa a 3, potrei anche pensare di cambiarla, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Con la difesa a 3, ragazzi miei, mi manca almeno un altro difensore. Qua non vedo un difensore centrale manco per sbaglio. C'ho un Ndicka e basta? Oh porca miseria, ragazzi, ma qui bisogna intervenire, eh? Qui bisogna assolutamente acquistare, eh? Quindi se continuo con la difesa a 3 addirittura ne devo prendere 2. Almeno 2 difensori centrali, almeno un esterno, e poi per il resto diciamo che numericamente potremmo anche esserci. Comunque io la chiudo qui per il momento, perché sennò veramente sto contenuto rischia di durare veramente troppo. La vostra qui sotto nei commenti. Vi ringrazio per la visione di questo contenuto e come sempre vi do appuntamento alla prossima con un nuovo video. Fatto un po' di macello effettivamente, eh? Però al netto di tutto sono soddisfatto, è pur sempre carne secchi, strapagato, però va bene così. Ciao ragazzi.